Diciamoci la verità, chi è perfettamente consapevole del significato impedenza? Beh, chi ha fatto studi elettrotecnici sicuramente lo sa, chi attacca casse per mestiere sicuramente lo sa, ma nella maggior parte dei casi il concetto è abbastanza confuso, tant'è che si sentono domande del tipo è meglio una cassa a 4 ohm o meglio una cassa a 8 ohm, il mio amplificatore è da 4 ohm, quindi il concetto non è chiarissimo. Alla base dell'impedenza c'è la legge di Ohm che vedete qui alle mie spalle, della quale non parlerò né mi addentrerò dentro concetti tipo carico resistivo, induttivo, capacitivo, mi annoio io, figuriamoci voi. L'intento è invece quello di far capire che cos'è l'impedenza in pratica in modo da morsicare meglio e digerire questo concetto per poi applicare coerentemente la legge di Ohm nel caso si dovessero fare dei calcoli. Allora, l'impedenza è la resistenza che vede un amplificatore quando ai suoi due capi c'è attaccato un altoparlante. La parola impedenza e resistenza hanno connotazioni negative, impedire, resistere. Sembra che l'impedenza sia una cosa negativa, in realtà non lo è. Sembra che l'alta impedenza sia un problema per l'amplificatore che vede più impedimento, e invece la faccenda è esattamente all'opposto. Per capire appunto questo concetto, provo a fare in questa maniera. Eccomi qua con due conduttori attaccati a un amplificatore. In realtà non è un amplificatore, è una batteria di automobile, completamente diversa nel comportamento da quello che è un amplificatore audio, ma in questo momento non ci interessa. E proseguiamo vedendo tre casi limite. Il primo caso, i due conduttori sono staccati da loro, separati dall'aria, che è un ottimo isolante, quindi non c'è nessun contatto tra i due poli, più e meno. Secondo caso, tra i due conduttori c'è un altoparlante, in realtà è una lampadina, avendo una batteria, e una volta collegati i due poli, la lampadina si accende producendo un lavoro, in questo caso non è musica ma è luce, e il nostro amplificatore, la nostra batteria, sta emettendo dei watt, sta facendo un lavoro. Terza situazione limite, i due conduttori si toccheranno fra di loro senza nessuna resistenza in mezzo. Che cosa vogliono dire queste tre situazioni? Nel primo caso, quella in cui i due conduttori erano separati da un ottimo isolante, l'aria potrebbe essere una gomma, non c'è nessun passaggio di corrente e la resistenza tra un capo e l'altro, che sembra essere zero, in realtà è alta, è molto alta, anzi è infinita la resistenza. L'isolante, l'aria, fa talmente tanta resistenza che non c'è nessun passaggio di corrente, non avviene nessun lavoro e l'amplificatore è completamente a riposo. L'impedenza è altissima, è infinita. Nel secondo esempio, quello in cui c'è un carico, c'è una resistenza, in questo caso una lampadina da 8 ohm, potrebbe essere un altoparlante. L'amplificatore sente la resistenza, emette della corrente che fa lavorare la nostra lampadina o il nostro altoparlante nel caso fosse un amplificatore musicale. Ed è la situazione standard. Nel terzo caso limite, quello nel quale i due conduttori si toccano, la resistenza non c'è, è pari a zero. I due conduttori si toccano fra di loro, non c'è nessuna resistenza e l'amplificatore o la batteria sarà obbligata ad emettere completamente tutto al massimo quello che può fare, fino a rompersi ovviamente, non sono fatte per questo. Resistenza pari a zero. E quindi che cosa ne deduciamo da questi fantastici esperimenti? Beh, prima cosa è che l'impedenza non è una cosa negativa, l'impedenza, la resistenza non è una cosa negativa, ma è una cosa positiva, senza la quale un amplificatore non lavorerebbe. Il secondo è che l'impedenza più è alta e meno fa sforzare l'amplificatore, più è bassa, più costringe l'amplificatore a lavorare. Quindi l'impedenza è un concetto controintuitivo, non impedisce niente, anzi permette il lavoro dell'amplificatore e più è bassa, più si avvicina allo zero, più il lavoro dell'amplificatore sarà maggiore. Impedenza bassa, ma lavoro maggiore. A questo punto un minimo di precisazione della differenza tra impedenza e resistenza dobbiamo farla. La resistenza è quella che oppone una lampadina, l'impedenza è quella che invece vede un amplificatore quando viene attaccato un diffusore e non è una resistenza normale, ma è complicata dai condensatori, dalle bobine, dal fatto che l'altoparlante si muova e dal fatto che cambia frequenza. Ecco perché si chiama impedenza invece che resistenza. La cosa è simile, ma è molto più complessa l'impedenza rispetto alla semplice resistenza. Tutto questo va bene, è normale, quasi inutile quando l'utente si trova ad attaccare una singola cassa per canale, una a destra e una a sinistra, nessun problema. Ma cosa succede quando ne vogliamo attaccare, ad esempio, due per canale? Ed eccoci qua, ora le casse sono due attaccate allo stesso polo positivo e negativo di prima. Però
L'impedenza è aumentata visto che ci sono due impedimenti. No, la resistenza è diminuita. Ci sono due sentieri attraverso i quali la corrente può passare tra il più e il meno, quindi la resistenza è diminuita. Infatti, da due resistenze da 8 ohm messe in parallelo danno 4 ohm. Qui interviene la famosa legge di Ohm che vi invito a studiare. Quindi abbiamo ancora visto che all'abbassarsi dell'impedenza l'amplificatore erogherà più corrente e sforzerà di più, ovviamente. Ma se riportiamo tutto questo nel mondo dell'audio, che cosa ne traiamo? Allora, abbiamo appena visto che un amplificatore è portato ad erogare più corrente man mano che l'impedenza si abbassa. Un amplificatore perfetto raddoppierebbe la sua potenza ad ogni dimezzamento dell'impedenza. Quindi un amplificatore da 100 watt su 8 ohm in teoria darebbe 200 watt su 4 ohm, 400 watt su 2 ohm, 800 watt su 1 ohm. Ma purtroppo non siamo in un mondo perfetto e gli amplificatori hanno dei limiti, quindi gli amplificatori lavorano tranquillamente su 8 ohm, sono fatti per quello. Se guardate sulle caratteristiche, il vostro amplificatore vi dirà che se su 8 ohm eroga 100 watt, su 4 ohm non 200 ma 150, e non vi dice niente a proposito dei 2 ohm. Perché? Perché su 2 ohm ci si sta avvicinando pericolosamente allo 0 ohm, cioè il famoso cortocircuito, e rischia di rompersi. Morale, l'amplificatore su 8 ohm erogano la loro potenza, su 4 ohm aumentano la potenza, che però viene divisa sulle due casse e sforza di più, e solo gli amplificatori molto muscolosi, molto robusti, riescono a lavorare su 2 ohm. Ad oggi non ce n'è quasi più nessuno. Quindi dobbiamo porre attenzione quando colleghiamo più casse allo stesso canale, quindi invece che una su canale destro e una su canale sinistro ne vogliamo mettere due destro e due sinistro. Qui bisogna studiarsi un pochino la legge di Ohm per scoprire che due casse per canale da 8 ohm vengono viste dall'amplificatore come se fosse un carico da 4, e normalmente l'amplificatore lo può gestire, ma non di più. Non possiamo normalmente attaccare tre casse per canale perché scendiamo sotto le caratteristiche di robustezza imposte dal costruttore, che o limiterà o spegnerà addirittura l'amplificatore. Ecco perché, ad esempio, sul mercato esistono casse da 16 ohm, un'impedenza più elevata del normale, fatta apposta per quegli utenti che vogliono collegare 4 casse per canale, 4 a destra, 4 a sinistra, per un totale di 8. Non potrebbero farlo con le casse normali da 8 ohm, né tantomeno con quelle da 4 ohm. Ed ecco che i costruttori, soprattutto di impianti per musica diffusa, hanno messo sul mercato dei diffusori appunto a 16 ohm per permettere questi multipli. Ed ecco ancora perché esiste la tecnologia 100 volt, la tecnologia in tensione, proprio perché questa differente tecnologia usa dei trasformatori in modo che il problema degli ohm non sia più rilevante nelle nostre installazioni. Ma fin quando parliamo di amplificatori tradizionali da casa o per il musicale, facciamo attenzione quando colleghiamo più casse contemporaneamente, perché si porrà il problema dell'impedenza, che sebbene sia una cosa che abbiamo visto positiva, non ci dà la libertà di attaccare quante casse vogliamo, proprio perché costringiamo l'amplificatore a fare un lavoro sempre più difficile, in certi casi troppo difficile. Come facciamo a capire qual è l'impedenza quando colleghiamo più altoparlanti tra di loro? Beh, qui purtroppo vi tocca studiare la famosa legge di Ohm, che una volta messa in pratica vi dirà se il numero di altoparlanti che state cercando di collegare è pericoloso oppure è una cosa che potete fare tranquillamente. Se vi aspettavate un manuale, un bigino, dove sarebbero state elencate tutte le varie possibilità con 2, 3, 4 casse, mi spiace di avervi deluso, ma vi rimando comunque al nostro canale YouTube, www.ilmicrofono.it è il nostro sito, e il microfono è il nome del canale YouTube. A presto!